vanno all'asta i 500.000 metri quadrati dell'area a ridosso del centro città che sino al 1985, per più di 50 anni, ha ospitato la raffineria petrolifera. L'asta avrà luogo a Milano il prossimo 30 giugno ed è prevista dal concordato preventivo che è stato riconosciuto dal Tribunale alla società Helios, l'ultima proprietaria del vasto appezzamento dove sono stati realizzati il centro commerciale e le terrazze, la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, uffici e servizi. L'area ex IP ha alimentato per anni alla Spezia sogni e incubi, i sogni di un rilancio produttivo dall'economia cittadina, che in realtà non c'è stato, e gli incubi di un inquinamento causato dal deposito nel sottosuolo di sostanze prodotte dalla lavorazione del petrolio. Agli spezzini così sono toccati più gli incubi che hanno vissuto quando le ruspe sono entrate in azione per bonificare quei terreni e si sono sprigionati nell'aria miasmi insopportabili. C'erano stati malori, svenimenti, denunce e naturalmente tante legittime proteste con le associazioni ambientaliste in prima linea. È stato terminato il lavoro di bonifica? Purtroppo no, e non è certo neppure il dato della superficie bonificata. Le istituzioni sostengono che si tratti dell'80%, ma non ci sono dati sicuri. Sulla bonifica, infatti, dal costo complessivo di circa 10 milioni di euro, si sono intrecciate negli anni controversie e cause legali, soprattutto tra l'ENI e i successivi proprietari dell'area. Per questo oggi si invoca un'indagine indipendente, lo fa il giurista ambientale ad esempio Marco Grondacci, per capire davvero come e dove si è bonificato in questi anni e che cosa resta da fare. L'ultima società proprietaria, la immobiliare Helios, era entrata in crisi alcuni anni fa e lo scorso anno uno dei creditori ne aveva chiesto il fallimento. L'istanza era stata respinta dal Tribunale di Milano, che aveva invece dato via libera al concordato preventivo, nel cui ambito, il 30 giugno appunto, avrà luogo l'asta in cui sarà battuto un lotto unico del valore di 55 milioni e 884 mila euro. Chi l'acquisterà avrà la possibilità di realizzare 122 mila metri quadrati di abitazioni, negozi e capannoni. E se non si facesse avanti alcun acquirente? Beh, allora si procederebbe molto probabilmente allo spacchettamento dell'area e alla vendita per lotti. L'area ex IP ha contribuito a dare alla Spezia il non invidiabile primato della prima provincia in Liguria per la presenza di aree inquinate, ma come dicevamo ha anche alimentato i sogni legati al futuro di un pezzo importante di città. Lo ha dimostrato proprio in questi giorni il concorso La città che verrà, promosso dall'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili, è rivolto agli istituti scolastici. Lo ha vinto Alice Parrettini con un progetto di parco avventura nell'area IP, con percorsi escursionisti, bob su rotaia, equitazione e tiro con l'arco. Insomma, l'area IP fa ancora sognare.